Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo un rustico con broccoli a tema Halloween. Vediamo un po' gli ingredienti. Abbiamo 2 sfoglie di pasta brisée rotonda, 150 g di ricotta vaccina, 500 g di broccoli già lessati, abbiamo del pan grattato quanto basta, perché probabilmente ci può servire per far più sodo l'impasto. 2 uova. Sale, una mozzarella, 3 cucchiai di parmigiano, olio extravergine d'oliva, origano, uno spicchietto d'aglio e un cucchiaino di pasta d'acciughe. E cominciamo! Con una forchetta sto schiacciando i nostri broccoletti. Adesso andiamo subito ai fornelli. Eccoci, facciamo rosolare lo spicchietto d'aglio che ho messo con uno stuzzicadenti, così sarà più facile rimuoverlo. Aggiungiamo i nostri broccoli. Facciamo insaporire proprio qualche minutino. Abbassiamo leggermente la fiamma e puliamo con le capentole. Metto un po' di origano perché a me piace, se non vi piace non lo mettete. Un pizzichino di sale, ma proprio un pizzichino, perché poi andiamo. Porca miseria, mi è scivolata di mano. Succede! E mettiamo la nostra pasta di acciughe. Mescoliamo. Qualche minutino. Spegniamo e facciamo raffreddare. Eccoci, leviamo l'aglio. Spegniamo e lasciamo raffreddare. Eccoci qua, adesso tagliamo prima a striscioline la mozzarella e poi a dadini. Così. Eccoci qua, sbattiamo bene le uova che metteremo nell'impasto, ma ne lasceremo un pochino a parte per spennellare poi la nostra pasta brisée, ovviamente. Questa è pronta. Allora, mettiamo la nostra ricotta. E mescoliamo. Eccoci qua, aggiungiamo l'uovo, non molto, questo ci serve dopo. La nostra mozzarella, il parmigiano, sono 3 cucchiai. E mescoliamo ancora. Aggiungiamo 3 cucchiai rasi di pan grattato e mescoliamo ancora. Eccoci, vedete, mi sono preparata con la carta da forno lo stampo della zucca Skeletron di Jim Burton. Vi ricordate quel cartone animato bellissimo? Ecco. Andiamo avanti così e tagliamo col coltellino, facciamo gli intagli. Sì, questo lo leviamo, che tanto non ci serve per il momento. Eccoci qua, sto livellando e adesso andiamo a mettere il secondo foglio di pasta brisée. Eccoci qua, guardate che bella. Adesso dobbiamo spennellare con l'uovo, con il rosso d'uovo. C'è anche il bianco qua in mezzo, però insomma, se no ne prendiamo un altro. Voglio fare bella gialla. Eccoci qua. Abbiamo spennellato, ho messo anche un rosso d'uovo in più perché voglio che sia ben colorato. Eccolo qua, 180 gradi, 25 minuti in forno. A tra un po'. Eccoci, è pronta! L'ho appena sfornata. Adesso metto un dadino qui e un dadino qua di mozzarella che mi sono lasciata in parte prima. Lasciamo un minutino raffreddare e andiamo a impiattare. Eccoci! Mettiamo il ragnetto qua. Eccolo qua, il mio rustico con broccoli a tema Halloween.
Halloween è pronto. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, rispateresa08, con i miei reel e le foto del piatto. Poi mi trovate alla pagina Facebook La Vispa Teresa, nel mio gruppo Facebook La Vispa Teresa, in blogger.com e in Pinterest con le ricette della Vispa Teresa. Questo rustico qui lo mangiano volentieri anche i bambini, quindi questo è un modo anche per far mangiare la verdura ai bambini. Eccoci qua, io adesso vi saluto, vi mando un bacio, ciao, alla prossima!